Migranti, criminalità e sicurezza al centro della giornata palermitana della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, ma anche il recupero e la valorizzazione degli edifici di culto grazie ai fondi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Firmato un protocollo con il presidente della regione Musumeci per mettere a norma centinaia di chiese. In mattinata la responsabile del Viminale ha partecipato al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in prefettura a Palermo. Sulla questione migranti ha ribadito la necessità di collaborazione con gli altri stati dell'Unione Europea, ma anche con i paesi di provenienza. L'immigrazione è un fenomeno complesso che deve essere governato. E allora governato come? Certamente occorre che ci siano degli interventi di partenariato con i paesi di partenza dei flussi, però dall'altra parte dobbiamo anche pensare a quelli che sono delle forme legali di flussi che possono essere i corridoi umanitari o anche il decreto flussi che secondo me noi dobbiamo rivedere. Al centro dell'incontro anche i controlli antimafia sui ristori che arriveranno nel territorio. La criminalità organizzata, ha detto, ha grandi capacità di adattamento e di infiltrarsi nei sistemi di economia locale. La ripresa può avvenire soltanto se avviene nella legalità, perché altrimenti non è ripresa e in quello bisogna avere massima attenzione.